Allora, mi avete chiesto in molti come andrà a finire con lo stiracamicie automatico che ho comperato e ho messo la foto su Facebook. Quindi, visto che devo ancora provarlo e oggi ho lavato una camicia, adesso andiamo ad aprire la scatola, a montarlo e vedere poi effettivamente come funzionerà. Ma allora, scatola. Io un apparecchio simile lo vidi qualche anno fa da un amico quando fui ad Amburgo a passare musica nella sua villa. E lui era una persona che praticamente indossava quasi esclusivamente camicie e mi raccontava si era stancato di farle stirare, che spendeva un sacco di soldi, e si era comprato un manichino gonfiabile che le asciugava, me lo fece vedere e rimasi stupito dall'efficacia del sistema. Quindi adesso ne ho trovato uno in vendita all'INPS a un prezzo abbordabile e l'ho preso. Vediamo un po'. Allora, scatola, i soliti manuali, che dopo lo leggerò, cosa che spesso noi italiani non facciamo. Vediamo un attimo. Pausa, tanto finché lo tiro fuori. Rieccomi. Ho preso il tempo necessario a togliere tutte le plastiche e a leggere un attimo le istruzioni. Quindi ripartiamo. È una solita spina cavo un po' corto con odiata spina a succo. In ogni caso, abbiamo una protezione antigoccia da mettere non al di sotto di questa linea. Mettiamo, facciamo anche un cacciavite da stringere. La stringo perché probabilmente la plastica con il calore più tardi potrebbe allentarsi e scendere, quindi protezione antigoccia. Poi c'è la parte che fa le spalle, i due punti della gruccia. Sarebbero delle viti ma per fissarla, ma al momento non la utilizzerò. Poi c'è un'asta regolabile che, a quanto capisco, va regolata in base alla lunghezza del capo da seccare. Abbiamo il pallone. Questo da qui, creare una tenuta. In dotazione abbiamo anche dei pesi, probabilmente li utilizzeremo dopo sul capo in maniera da poterlo tenere teso. Adesso in teoria, se accendo la ventola, sto coso dovrebbe gonfiarsi. Vediamo. So che molti amici del tango mi hanno scritto dei messaggi perché vogliono capire se funziona oppure no, visto che noi, quando andiamo a ballare, soprattutto uomini, usiamo spesso e volentieri le camicie. Forse l'ho messo un po' storto.
asciugacamice automatico che andiamo. Bene, avete visto che si gonfia, abbiamo capito che fa abbastanza rumore, quindi sarà il caso di tenerlo in lavanderia in una stanza dove uno deve stare finché non venga completato il processo. Prendo una camicia. Ecco qua. Ovviamente la camicia sì, va bene umida, ma non deve essere fradicia, deve essere sicuramente centrifugata, altrimenti presumo che il processo sia molto più lento, ma anche molto più problematico, perché c'è acqua che cola dappertutto e non è il caso. Infiliamo le maniche. Adesso penso che sia un po' più complicato quel discorso, perché ho fatto gonfiare il pallone prima di metterci la camicia. Boh. Quindi, fuori il collo. Andando in tensione, se non si chiudono i bottoni, presumo che non si ottenga il migliore dei risultati. Eccoci qua. E poi presumo che dovremo mettere dei pesi o alle maniche. Beh, adesso vediamo che effetto succederà. L'aria sembrava abbastanza calda, che era quella che usciva dal ventilatore. Ecco, teniamo anche i polsini, così si dovrebbero stirare anche loro. Poi il video questo sarà disponibile su YouTube, e anche sul mio profilo Facebook, il canale YouTube Pura Milonga, dove ci sono i video, il pubblico fondamentalmente di tango, ma ogni tanto qualche altra amenità tipo questa, che sembra, se funziona. Boh, facciamo la prima accensione, poi casomai vedremo di applicare i quattro pesi che sono in dotazione. Ok, via. Serve una molletta in dotazione da attaccare. Ok, mentre qua secondo me ci siamo, andiamo a chiudere meglio il colletto. Allora, qua c'è un timer, il timer da spento a 15 minuti minimo fino a, indica, 180 minuti per asciugarla. Ora, dipendendo dal tipo di materiale, di tessuto, ci vorrà più o meno tempo.
una camicia di cotone più lenta, una di quelle con i tessuti tecnici nuovi, semielastici, ci vorrà una ventina di minuti, presumo, perché si asciugano veramente rapide le camicie con i tessuti tecnici. Io adesso l'accendo. Accendo, bisognerà, una volta che è andata in tensione, eliminare tutte le rughe che si formano nel momento di che va in tensione l'omino Michelin qui, e lo lascio acceso. Per comodità la porterò fuori, perché così l'umidità non mi resta in casa. E ci vediamo più tardi, quando il processo sarà terminato, per vedere il risultato ottenuto. Sì? A dopo. Rieccoci. Allora, sono passati 20 minuti da quando ho cominciato l'asciugatura della camicia. Questa è una camicia di cotone, non è una camicia di un tessuto tecnico, tipo microfibra, che si asciuga più velocemente, quindi anche un po' lenta. Spengo per una questione di rumore, perché l'apparato è rumoroso. Per il mio standard è rumoroso, ma comunque fa un lavoro superbo. La camicia non presenta nessuna grinza da nessuna parte, è perfettamente asciutta, ad esclusione della zona colletto e polsini, che si presentano ancora un po' umidi dopo 20 minuti, mentre tutto il resto è perfettamente secco. Perché qua il tessuto è molto più spesso, magari sono due o tre riporti di tessuto, perché questa zona qua dei polsi e del colletto è più umida. Io, per risparmiare energia elettrica, a questo punto dell'asciugatura la lascerò qui, e beh, la metto fuori così com'è, e lascio che si asciughi naturalmente. Ma a questo punto la camicia è perfettamente stirata, volendo uno la può sbottonare. La zona della bottonatura qua è asciutta, e la mette su un appendino al sole, quindi termina l'asciugatura. E come ho segnalato prima e si è verificato, la parte interna diventa molto calda, e l'asta, che ha delle giunzioni di plastica, se non sono strette bene, tende un po' ad allentarsi, e poi dopo la zona qua delle spalline può scendere, come anche, diventando molto calda, diventa un po' delicata da manovrare, per cui bisognerà stare attenti. Comunque, nel giudizio complessivo, secondo me è un ottimo acquisto. Io, il prodotto che avevo visto da quel mio amico che vive in Germania, costava 300 euro e faceva lo stesso lavoro. Questo costa 60, e insomma, per i soldi che vale, il lavoro lo fa in maniera egregia. Speriamo che duri per un po' di tempo, ma tenete conto che far stirare una camicia da una stiratrice ha un suo costo, come il tempo che si perde, e anche far stirarla noi di persona, o avere una persona che lo fa al nostro posto, implica un grosso impegno. Quindi 20 minuti asciugo una camicia, anche d'inverno quando piove. Beh, noi uomini del tango, che le camicie ne usiamo parecchie, può essere una buona opzione. E il prodotto io l'ho comprato nella catena di supermercati INS o PAM, è diffusa in Veneto, e l'ho speso 59,90. E il produttore, dopo casomai lo metto nella descrizione del video, è un'azienda che normalmente non rifornisce questa catena di supermercati. Faccio vedere, ecco qua. Ok, questo è l'apparato, alcuni dati tecnici per chi vuole capire. Dov'è qua? Adesso c'è scritto, qui non c'è. Da qualche parte c'era scritto.
quanti watt consuma? Ah, consuma come un phon, 1200 watt, lo stesso di un frigorifero, per cui insomma non è poco, però il lavoro che fa secondo me vale la pena. Uno ha urgenza di mettersi una camicia che aveva usato 2 giorni prima e non è pronta, la lava e sa che in 2 ore, quindi prima di cena la fa la lava, all'ora di uscire per andarsi a divertire, avrebbe già la sua camicia preferita già pronta. Bene, io sono contento, insomma. Vedremo più avanti come va, tra qualche 6 mesi, ma la dotazione è buona, il prodotto si presenta bene. L'unica cosa che io posso segnalare è manipoliamolo quando è freddo, perché la temperatura che raggiunge all'interno è abbastanza alta e potrebbe esserci il rischio di danneggiarlo prematuramente quando soprattutto le plastiche non sono alla temperatura ambiente. Qua lascio perché non ci vedo. Spero si veda. È un'azienda di Como che la produce. C'è qua anche il sito internet. Eventualmente, se fosse interessati, qualcuno gli interessa comprare questo prodotto, può chiamar loro e loro gli diranno dove lo vendono. Per me, il prodotto ha superato la prova. Ecco. Grazie a tutti e ci si vede in Milonga per chi mi conosce. Ciao ciao!